in collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto. I Due Re, ristorante pizzeria, Lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Redicar a Chiesa Nuova di Treia o sul sito redicar.it. Sture Elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Buonasera e bentrovati amici telespettatori con l'ennesimo appuntamento delle Marche nel pallone tempi supplementari, il contenitore che tutti i giovedì sera dedichiamo all'eccellenza e alla promozione. Oggi abbiamo qui con noi ospiti gli amici dell'Osimana rappresentati dal presidente Antonio Campanelli, buonasera. Buonasera. E dal direttore generale Giovanni Giacco. Buonasera. Allora Presidente, iniziamo con te e iniziamo chiaramente dalla stretta attualità, no? Ieri avete giocato questa gara di andata degli ottavi della Coppa Nazionale, una sconfitta che fa male, 0-2 in casa, vedremo poi le immagini con tanto da rammaricare. Sì, rammarico sul risultato, come parlavo oggi pomeriggio con alcuni amici. La soddisfazione per essere arrivati lì a giocarci questo, la cornice di pubblico, c'è da ringraziare sicuramente tantissimo la città di Osimo e i soliti ultras che sono corsi numerosi anche in un giorno feriale, chi ha preso le ferie e tutto, una bellissima cornice di pubblico. I nostri ragazzi hanno fatto la partita che dovevano, siamo stati forse un poco imprecisi sotto porta, però abbiamo fatto quello che dovevamo. Avevamo delle assenze, però non si sono sentite poco, chiaramente. E avevamo di fronte una squadra organizzata, completa, con diversi elementi di valore, quindi peccato che è stata, diciamo, tra virgolette, un po' condizionata da delle decisioni e degli atteggiamenti che non ci sono piaciuti. Dopo vedremo anche le immagini, sì. Chiaramente ci sono stati degli episodi decisivi sia nel rigore non concesso all'Osimana che nel rigore concesso invece alla formazione avversaria, che poi di fatto ha realizzato lo 0-2 finale, che chiaramente insomma lasciano tanti dubbi. Giovanni, il presidente ha menzionato questa piazza di Osimo che vi è sempre vicina. Ieri nella gara di Coppa, in un mercoledì pomeriggio feriale, 600-700 spettatori, un risultato direi anche magnifico e una bella soddisfazione per voi che questa creatura l'avete fatta crescere piano piano. Indubbiamente, noi ieri abbiamo avuto riscontro che pensavamo che ci fossero così, però abbiamo avuto la conferma che questa squadra è seguita, oltretutto ci segue, il pubblico ci segue anche soprattutto fuori casa, e questo naturalmente i ragazzi ce lo sanno e sanno benissimo che ecco perché quest'anno i ragazzi stanno andando forse ancora più di quello che pensavamo. Siamo partiti un pochino zoppicando, ma adesso stiamo andando direi discretamente bene. Quindi peccato, come diceva il Presidente, per non ripetermi, la partita di ieri che ci ha lasciato a tutti un amaro in bocca, perché un risultato penalizzante non tanto dalla squadra avversaria quanto da un arbitraggio non all'altezza della situazione. Quindi vedremo, noi non diamo sicuramente perso questa fase degli ottavi, perché dovremo fare un'altra partita a casa loro, e io ho la certezza, la sicurezza che daremo del filo da torcere nella partita di ritorno. Allora, noi abbiamo parlato di questa gara giocata ieri e io pregherei adesso la regia di mandare subito in onda il servizio per poi chiaramente commentarlo qui con i nostri ospiti. Del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia contro l'Atletico BMG. Il trionfo in Coppa contro la Maceratese a dicembre ha lasciato strascichi pesanti nella formazione di Aliberti, che persi Triana e Ambanelli non può neanche contare su Tittarelli, Alessandroni e Pasquini squalificati e Mercanti indisponibile, in pratica l'intero pacchetto avanzato con il solo Buonaventura attaccante di ruolo a fungere da terminale offensivo con Bugaro e Nicolas Fermani a sostegno nel modulo ad albero di Natale predisposto al tecnico di casa. Nelle fila dell'Atletico
diverse le vecchie conoscenze della nostra regione. Sulla panchina degli Umbri siede Francesco Farsi, che lo scorso anno aveva iniziato la stagione al Fabriano Cerreto, arrivato da poco a guidare la squadra verde-blu, che si dispone con un 3-5-2 con l'ex San Benedettese fa per due a guidare il pacchetto arretrato e Gori, fino a dicembre al Monte Giorgio e lo scorso anno in Cremisi, in cabina di regia, direzione affidata a Travaini di Busto Arsizio. Il numeroso pubblico di fede giallorossa non ha neanche il tempo di accomodarsi, che la squadra di casa è già sotto. Dopo 90 secondi Sciacca sguscia via sulla destra e si incune in area tagliando un rasoterra che attraversa tutto lo specchio della porta e finisce a Canavese, che non ha difficoltà a piazzare il tapin dell'1-0. La squadra di Aliberti reagisce subito, Bugaro al terzo testa la concentrazione di Battistelli, mentre al decimo è Santarelli che sventa una punizione insidiosa di Ziroli indirizzata sotto la traversa. Al quarto d'ora l'Osimana va vicino al pareggio sugli sviluppi di una punizione di Gambozzi alla tre quarti, Fermani rovescia al centro ma Buonaventura non arriva in tempo per deviare in rete da pochi passi. Il modulo degli Umbri crea diversi problemi alla manovra dei giallorossi, che cercano con tenacia e pazienza di creare i presupposti per l'1-1, ma al 43esimo una buona ripartenza condotta da Buonaventura che apre a destra verso Bugaro si conclude con un passaggio verso il centro per Fermani anticipato in extremis dal ritorno di Gori, e così i ragazzi di Aliberti tornano negli spogliatoi sotto di un gol. Nella ripresa i padroni di casa partono subito con grande decisione e sfiorano il pareggio al quinto, quando sul lancio di Bambozzi Fermani scatta sul filo del fuorigioco e si invola in solitudine verso Battistelli, ma poi grazie al portiere avversario sciupando l'occasione. Insiste l'Osimane al 13esimo, protesta in maniera vibrante per un tocco di mano in area di Paletta in un duello aereo con Buonaventura, ma Travaini lascia correre. La sfida si innervosisce, l'Osimana prova a mantenere i nervi saldi al 21esimo su una punizione del neoentrato Borghese, Buonaventura corregge di testa verso l'angolo, ma Battistelli salva ancora la propria porta con una deviazione prodigiosa. L'Osimana spinge, l'Atletico fatica a risalire, ma a complicare partita e discorso qualificazione per i ragazzi di Aliberti arriva al 32esimo la decisione di Travaini di Busto Arsizio, che assegna il penalty all'Atletico BMG, ravvisando una scorrettezza di Patrizi su Canavese che scatena le prolungate proteste dei giallorossi e infiamma gli animi. Sciacca dal dischetto non sbaglia e sigla il 2-0. L'Osimana si getta in avanti e seppure il direttore di gara è severo, due minuti dopo con Fermani espulso con il rosso diretto, anche con l'uomo in meno i giallorossi si lanciano generosamente all'assalto cercando il gol che lasci maggiori spiragli per la gara di ritorno, ma lasciano praterie agli Umbri che falliscono in contropiede la terza rete che avrebbe probabilmente chiuso ogni discorso con Paletta a 4 minuti al 90esimo e poi con Maggese proprio prima del triplice fischio finale, ma sarebbe stata una punizione decisamente troppo severa per la squadra marchigiana, costretta ora ad andare a tentare l'impresa fra 15 giorni in terra umbra per superare il turno. Mister Farsi, una vittoria importante qui alla Diana nell'andata della fase nazionale di Coppa Italia, un 2-0 che vi permette di ipotecare un po' la qualificazione. No, nessuna ipoteca, perché io sono contento della prestazione dei ragazzi, avevo chiesto una prestazione con gol, perché ovviamente oggi sapevamo le difficoltà di organico dell'Osimana, quindi e dovevamo giocare assolutamente per provare a fare un risultato che ci permettesse di avere dei vantaggi al ritorno. Ce l'abbiamo fatto, però ancora nessuna ipoteca, perché so quanto è il valore di questa squadra, so quanto è il valore di Tittarelli, di Alessandroni, di Pasquini, quindi ancora, sono ancora più infelice che felice per il discorso di aver sbagliato il terzo gol, perché comunque il 3-0 sarebbe stato ovviamente un altro paio di maniche. Mauro Chiodini, c'è tanta amarezza oggi nell'Osimana per questa sconfitta. L'Osimana partiva già con dei problemi di formazione, poi è arrivata quella decisione sul rigore del 2-0 che lascia molti dubbi. Sì, l'amarezza la dobbiamo immediatamente trasformare in rabbia, rabbia agonistica, per affrontare il ritorno, perché secondo me, nonostante tutto quello che è successo oggi, abbiamo creato tanto, meritavamo qualcosa di più. Il risultato ci penalizza in una maniera enorme, perché perdere una partita 2-0 e dopo la prestazione dei ragazzi, con quello che avevamo, l'indisponibilità che avevamo, secondo me ti lascia l'amaro in bocca. Però io sono contento della prestazione e sono anche convinto che possiamo ribaltarla. Con Alessandroni e Tittarelli davanti, sicuramente l'attacco giallorosso ha più incisività. Va bene, questo, i numeri parlano da soli, però ecco, oggi anche senza Alessandroni e Tittarelli potevamo pure portare un risultato diverso, quindi faccio i complimenti a chi è andato in campo, faccio i complimenti soprattutto
di non avere, la prima cosa che ho detto nello spogliatoio, non aver perso la testa, perché quando succedono queste cose, lo sai, i giocatori ci mettono un attimo a perdere la testa, potrebbe pure finire male, nel senso che perdi alcuni per squalifica o prendi il terzo gol. Torniamo dunque in studio dopo aver visto le immagini di questa gara di andata degli ottavi di Coppa a livello nazionale tra l'Osimana e l'Atletico BMG, gara che è terminata, Presidente, 0-2, come abbiamo detto, però c'è tanta determinazione, grinta e voglia di ribaltare il risultato anche in considerazione del fatto che ieri eravate con tre squalificati pesanti, Tittarelli, Alessandroni, Pasquini, e che insomma nel ritorno invece ci saranno. Sì. La determinazione, la voglia e anche la consapevolezza ce l'abbiamo, perché sono arci convinto che noi potremo dire la nostra, ci sono altri 90 minuti e dovremo sfruttarli. Abbiamo perso il primo tempo, però come l'abbiamo perso 2-0 lo possiamo anche ribaltare. Le qualità tecniche, morali ci sono nella squadra. Sono convinto che saremo supportati da molti tifosi nostri, che anche, anzi da più di quelli che se avessimo fatto un gran risultato, perché c'è grande voglia nell'ambiente di riscattarsi. Io sono convinto che abbiamo le carte in regola per farlo sul campo e farci valere contro ogni discorso, perché poi alla fine il campo parla. E poi, se mi consenti, noi dalla Coppa eravamo quasi usciti al primo turno con il Castelfidardo, 20 minuti dalla fine perdevamo 1-0 dopo aver perso 1-0 all'andata, e quindi io sento che ci sono chance. Sento punto. Giovanni, domenica arriva una gara forse cruciale, no? Per questo sì. Campionato, perché l'Osimana, lo hai detto anche tu all'inizio, non aveva iniziato nella maniera migliore quest'annata. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi invece in campionato avete fatto una rincorsa straordinaria e attualmente siete a 2 soli punti dalla zona playoff, e quindi chiaramente la sfida interna con il Tolentino a -9 dal termine e -8 domenica dopo sì. La fine del match vale davvero tanto. Ma indubbiamente quest'anno è un campionato bellissimo, un campionato dove, come si pensava all'inizio, tra play-out e play-off non è che ci sia molta differenza, c'è un margine minimo di punti, per cui ogni partita non c'è un risultato scontato. Noi veniamo da una serie di risultati direi positivi, i ragazzi si stanno impegnando come sempre hanno fatto fin dall'inizio del campionato, adesso fortunatamente ci sta girando un pochino meglio di come ci girava prima. Per cui sappiamo benissimo che domenica avremo una partita molto molto difficile, perché il Tolentino è vero che viene da qualche risultato non eccessivamente brillante, ma è la partita con l'avvento del nuovo allenatore, è la partita con dei risultati fenomenali. E noi quindi sappiamo che non vorrei che la partita di ieri ci possa lasciare qualche conseguenza a livello morale, per cui noi ragazzi sappiamo benissimo, gli abbiamo detto che hanno fatto il massimo che potevano fare ieri, e quindi sì, è vero, noi domenica giocheremo sicuramente per fare una partita d'impegno, una partita difficile. Abbiamo il gemellaggio con i loro tifosi, per cui c'è un rapporto di stretta amicizia col Tolentino, ma questa volta mi dispiace per loro, cercheremo di dargli un dispiacere a questi tifosi che poi sono veramente bravi, perché in pratica ci hanno seguito sempre dentro, fuori, e quindi ripeto, noi domenica dovremo fare una partita molto molto impegnativa, ma speriamo di poter fare il risultato positivo. Presidente, questo torneo, quello d'eccellenza, è molto equilibrato, in questa settimana possiamo dire che è un po' la settimana anche della Maceratese, perché la società ha deciso per un cambio in panchina, esonerato Dino Pagliari, si è dimesso il direttore sportivo Giuseppe Sfredda e la squadra è stata affidata all'ex tecnico della Juniores Pier Alvise Ruani. Domenica la Maceratese ha un banco di prova cruciale, no? Perché sì. Giocare in casa, tra l'altro ricordiamo in diretta sui nostri schermi su TVRS a partire dalle 15, giocare in casa contro il Gallo Montecchio, che è una delle squadre più forti di questo torneo, è davvero un banco importante. Sì, sicuramente è l'avversario più scomodo che potesse incontrare in questo momento. Noi abbiamo affrontato 2 settimane fa il Diana, sono veramente bravi. Hanno un'impostazione di gioco, giocano, quindi servirà compattezza, servirà temperamento, ma Maceratese ha una rosa incredibile, non so
perché si trova in questa situazione. Penso che la società abbia fatto veramente cose importantissime, investimenti importantissimi, e neanche si merita, diciamo così, pochi punti. Giovanni, in questo torneo Civitanovese al comando, Civitanovese che è reduce da una vittoria importantissima in casa dell'Urbania per 4-1, secondo te è la favorita numero uno adesso per la vittoria del campionato? Ma indubbiamente la Civitanovese fin dall'inizio del campionato è andata sempre bene, per cui naturalmente oggi come oggi ha molte molte probabilità di poter finire posizioni di vertice, diciamo, se non prima, come dicevi prima te, il Montecchio lo vedo abbastanza bene, che sta subito dietro, quindi direi sì, direi che la Civitanovese sta facendo quello che in realtà la squadra potenzialmente può dare. Però è un campionato talmente difficile, come dicevo prima, talmente ogni partita c'è una storia a sé. Avete visto domenica che l'Azzurra Colli, che tutti la davano per retrocessa, ha fatto un risultato eccezionale. E quindi, ripeto, ogni partita è difficile poter pronosticare quello che sarà il risultato finale, anche se la Civitanovese, oggi come oggi, ha molte chance di poter arrivare prima. Allora, noi facciamo un salto adesso in promozione. Sabato scorso abbiamo seguito Casette Verdini Trodica, la gara è terminata 1-2, vediamo il servizio. La doppietta di Roman Čornopišuk regala 3 punti d'oro al Trodica e lascia il Casette Verdini a centro classifica. La truppa di mister Buratti vince 2-1 sul difficile terreno degli Amaranto al termine di una sfida vibrante. Diverse le assenze su ambo i fronti, ma alla fine sono i biancazzurri a conquistare il bottino pieno e restare al quarto posto in graduatoria, adesso a meno 8 dalla seconda piazza della Vigor Castelfidardo. Il primo tempo inizia subito con 2 fiammate. Al quinto gol di Ulivello, bravissimo a mettere in rete su assist di Romaschi al termine di una bellissima giocata, mentre al 14° arriva il pari di Čornopišuk, assist di Panichelli e gran girata al volo all'angolino. 2 reti bellissime nel giro di pochissimo e risultato di nuovo in parità. Al 26° ci prova ancora il bomber ospite, ma Grifi è attento. Non c'è un minuto di pausa, anche se le emozioni sono poche. Ad inizio ripresa spinge il Trodica, prima Romagnoli e poi Pampano non realizzano, ma al 7° arriva il bis di uno scatenato Čornopišuk. Gran giocata sulla destra di Romagnoli e sassata al volo dell'attaccante da dentro l'area che ribalta il match. Il vantaggio permette ai ragazzi di Buratti di rifiatare un po' e aspettare il Casette Verdini. Bravissimi i due Montserrat Berrettoni a respingere gli assalti e tenere il più possibile alta la guardia. Al 51° girata volante di Russo dal limite dell'area e pallone sul palo. 3 punti d'oro per il Trodica che si rilancia in piena zona playoff. Nel dopogara abbiamo ascoltato la voce dei due mister, Lattanzi e Buratti, e del match winner Čornopišuk, autore di una doppietta. Roberto Buratti, tecnico del Trodica. Allora mister, oggi immagino che sei parecchio soddisfatto, perché vincere in casa di questo Casette Verdini, che era anche in un buon momento, è una grande iniezione di fiducia. No, sicuramente sì, abbiamo fatto la soddisfazione di oggi. È che è una vittoria di squadra, perché abbiamo avuto il portiere con infortunio durante la partita, chi sono entrati no col piglio giusto, di più, perciò è stata una grossissima soddisfazione, perché la partita è stata bellissima, grosso ritmo, loro bellissima squadra, siamo andati sotto subito a freddo, che avrebbe fatto male a chiunque, noi siamo rimessi lì, abbiamo iniziato a giocare, perché oggi abbiamo giocato anche a calcio, secondo me, con delle bellissime trame, e siamo stati bravi a concretizzare le palle e alla fine siamo stati bravi a mantenere il risultato soffrendo tutti insieme, anche con un po' di fortuna con il palo al 50° di Russo. No, grossissima vittoria, venivamo da due partite, secondo me, a fare 6 punti, ne abbiamo fatto 1. Ci trovavamo oggi a un bivio importante per decidere cosa fare da grandi, perché perdendo a Casette era un problema, perché loro si rilanciavano e noi allungavamo. Con la sconfitta del Castello e del Coridonia e la vittoria nostra sicuramente siamo più sereni, ma manca 9 partite e non abbiamo fatto nulla assolutamente. Una vittoria di squadra dove emerge anche una grande doppietta di Čornopišuk, 2 gol tra l'altro bellissimi. Grossissima soddisfazione, perché lui fino ad oggi non aveva trovato il gol, ma aveva fatto secondo me sempre delle bellissime prestazioni, soprattutto di grande sacrificio, favorendo appunto parecchi spazi per Mario, per Titone. Infatti Titone 4 partite 4 gol, perciò questo non ce lo dimentichiamo, noi ci giochiamo sempre gli attaccanti dai gol, ma forse ogni tanto bisogna avere anche la prestazione. Sono felicissimo per questa doppietta, se la merita, e sicuramente gli darà sicuramente più serenità per il proseguo del campionato.
Mister Roberto Lattanzi del Casette Verdini. Allora, innanzitutto, mister, complimenti, perché il ritmo mantenuto è stato davvero elevatissimo e forse anche da categoria superiore. Arrivavate a questo scontro contro una squadra molto forte come il Trodica, con assenze pesanti, due centrali difensivi fortissimi che erano out. La tua squadra però ha dimostrato di esserci. Sì, no, è stata veramente una bellissima partita, come se ne vedono pochi in questo girone, perché oggi insomma la partita è stata di gran ritmo, con dei gol tra l'altro molto belli. Sì, abbiamo incontrato comunque una squadra in forma che ci ha messo in difficoltà. La partita è stata bella anche perché le squadre erano tutte e due aperte, abbiamo cercato entrambi di vincerle, e loro però ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo, dove ci avevano preso abbastanza campo, e in difesa noi con qualche assenza di troppo non siamo riusciti a organizzarci nel migliore dei modi, abbiamo un pochettino sofferto. Secondo tempo abbiamo cambiato un po', forse nel finale con qualche episodio magari ci poteva anche andare meglio, però credo che rispetto alle ultime prestazioni oggi un piccolo passettino indietro l'abbiamo fatto, e tanto merito però credo che sia anche dell'avversario, che ha fatto una bellissima gara. Una squadra, la tua, che comunque continua a crescere, continua in un percorso direi positivo al di là della sconfitta odierna, una classifica che comunque è buona. Se recuperi un po' tutti gli interpreti, potresti giocartela per la zona sinistra? Ma intanto adesso la classifica la guardiamo poco, e bisogna fare partita per partita, perché è un campionato molto equilibrato, le squadre che lottano per ambire a qualcosa di importante ne sono tante, non vedo squadre materasso come si suol dire, quindi bisogna giocarsele tutte fino alla fine. Quindi per adesso dobbiamo sì innanzitutto cercare di recuperare la migliore condizione e soprattutto gli infortunati che abbiamo fuori, e poi vedere un po' partita per partita quello che possiamo fare. Noi giochiamo ogni volta chiaramente per fare risultato, per vincere, però in questo periodo insomma tutte le squadre sono organizzate, e credo che non sia sia un campionato veramente di livello importante. Roman Czornopiszczuk, bomber del Trodica, oggi una doppietta importante e decisiva. Sì, sapevamo di affrontare una squadra forte, ci stava 3 punti sotto, e infatti siamo partiti subito in svantaggio, la partita subito in salita, però da grande squadra abbiamo dimostrato il nostro grande valore, abbiamo recuperato questa partita e abbiamo meritato di vincere. Sono contento per i 2 gol, ma più per la squadra. Obiettivo quello di entrare sempre più in zona playoff? Sì, il nostro obiettivo è rimanere aggrappato sempre più in alto possibile, poi a fine anno tireremo le somme. Torniamo dunque in studio dopo aver visto le immagini di questo Casette Verdini Trodica, gara che è terminata 1-2. Giovanni, immagino che dai un'occhiata anche ai 2 gironi di promozione. La domanda è sulla zona della vetta: che idea hai sia nel girone A che nel girone B? Ma per essere onesto devo dire che quest'anno non ho seguito moltissimo il campionato di promozione. Più che altro vado spesso a passatempo e quindi vedo diverse partite anche di prima categoria. E nel girone A però, ecco, so che i portuali hanno tuttora una gran bella squadra, e adesso sono andati un pochino in defiance, però anche loro penso che fino alla fine punteranno. C'è il Fabriano che so che conosco, Fabriano c'ha una gran bella squadra e quindi penso ed è in vetta attualmente. Ed è in vetta al campionato, quindi per quanto riguarda il girone A. Per quanto riguarda il girone B, il Matelica che sta andando anche lui abbastanza bene per quello che ho visto, e poi ecco, seguivo a suo tempo, seguivo il Trodica del mio amico Lelli, poi purtroppo ha lasciato e quindi direi che anche il Trodica ha una gran bella squadra, insomma, via. Tra l'altro volevo aggiungere sul Matelica che proprio in questi giorni il portierone Paolo Ginestra ha compiuto 45 anni, ecco, ed infatti, è ancora super decisivo. Infatti, ecco, sì, come no, me lo ricordo questo ragazzo non più giovanissimo, però poi giocando in porta probabilmente con la sua grossa esperienza riesce a sopperire il fatto dell'età, insomma. Allora, come al solito nel rush finale della trasmissione andiamo con i pronostici del prossimo turno. Presidente, iniziamo con te. Chiesa Nuova Colli, che ricordiamo si giocherà proprio a Chiesa Nuova, quindi esordio stagionale in casa per la formazione di Patron Bonvecchi, e Civitanovese Montegranaro. Chiesa Nuova, inaugurazione del campo, penso una gara sicuramente grintosa e spigolosa, conoscendo Mister Mobili e le caratteristiche degli avversari, però penso che sarà un 1. Civitanovese Montegranaro?
Qui è veramente tosta, perché la Civitanovese ha fatto la cosa intelligente di conservare l'intelaiatura dell'anno scorso, inserendo dei giocatori di qualità, Spagna su tutti, e anche se all'inizio non era tanto accreditata dei pronostici, ha dimostrato sul campo che vale quello che il patron sperava, e quindi anche qui penso che possa venire fuori spuntarla. Andiamo con Giovanni, Jesina Montefano e Urbino San Giustese. Ma Jesina Montefano, una partita, un derby, direi derby, che potevano essere considerata davvero una partita molto difficile per la Jesina, che anche lei viene da qualche risultato non eccessivamente positivo, e il Montefano invece sta girando a mille, quindi è una partita da 1x2. Da tripla sicuramente. Urbino San Giustese? Così è facile, però tutte triple. Non mi sbaglio così. Ne lasciamo solo una di triple. L'Urbino San Giustese, devo dire che indubbiamente direi uno, in quanto la San Giustese è in difficoltà, e quindi l'Urbino in casa è andata sempre bene, quindi vedo uno. Favorito in casa. Andiamo avanti con il presidente Maceratese Montecchio, che ripetiamo daremo in diretta alle 15 su TVRS domenica, e Monturano Castelfidardo. È una partita da tripla senza dubbio Maceratese, perché è troppo, come tutto il campionato d'altronde, non c'è una partita che puoi dire oggi mi sa che vinco facilmente, e quindi metto la tripla, spendo la tripla. Monturano Castelfidardo? Monturano Castelfidardo, campo difficile, soprattutto se piove, penso che non sarà facile per niente, e pareggio. Chiudiamo con Giovanni, al quale il pronostico Osimana Tolentino e Urbania Montegiorgio. Ma per scaramanzia dico che è una partita difficilissima, però noi dobbiamo vincerla, quindi metterei uno. Per quanto riguarda l'altra partita, scusami. Urbania Montegiorgio. Urbania Montegiorgio, direi anche lì uno, perché l'Urbania è una gran bella squadra. Usciranno tutti i pareggi. Tutti i pareggi, con vari errori. Sì. Speriamo che non è il nostro. Presidente, la chiusura è con te. Osimana, che insomma con questo progetto non ha mai negato di poter ambire, no, a un salto di categoria, magari non obbligatoriamente in questa stagione. Avete ancora la doppia chance, perché in campionato siete a meno 2 dalla zona playoff, e come detto domenica è una gara ovviamente cruciale. In Coppa abbiamo parlato di questa sconfitta pesante 0-2, ma comunque c'è l'opportunità nel ritorno di eventualmente ribaltarla. Quali sono attualmente secondo te le chance di poter ambire già da quest'annata a questo salto? Guarda, in questi ultimi periodi, quando siamo ripresi, perché all'inizio guardavo molto dietro, e pensare alla Serie D per come siamo strutturati è una cosa veramente impegnativa e grande, che forse non siamo neanche pronti. Però in questi ultimi anni abbiamo voluto dare seguito a un'intelaiatura di squadra che avevamo costruito, che era molto valida, abbiamo cercato anche di migliorarla, e quindi siamo nelle condizioni di poter togliere questa soddisfazione. E le chance ci sono, però non è una priorità assoluta. Ci vogliamo arrivare, ma ci vogliamo arrivare per non fare una comparsa, ma per essere lì stabili a dire la nostra, non arrivarci a campare tanto per dire. E soprattutto immagino per dare anche un grande risalto a tutto il settore giovanile, no? Perché ad Osimo state facendo un buon lavoro, ci sono tantissimi iscritti e continua un percorso di crescita. Sì, quella è la base di partenza, e quella per cui tanti di noi in società sono partiti in questa avventura. Chiaramente la prima squadra, i successi degli ultimi anni hanno anche determinato il successo del settore giovanile, perché i ragazzini si fermano a fare foto con i giocatori, insomma sembra di vivere un momento che non era il nostro. È tutto bello, però va tutto programmato. Fino a qui siamo arrivati con la programmazione, e adesso dobbiamo riprogrammarci di nuovo se vogliamo ambire a migliorarci. Allora, noi siamo nelle battute finali di questa trasmissione, salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, partendo da Giovanni Giacco, direttore generale dell'Osimana. Buonasera a voi. E il presidente Antonio Campanelli. Grazie e buon campionato a tutti. A noi non resta che augurarvi una cordiale buona serata, e arrivederci a giovedì prossimo.
collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto. I Due Re, ristorante pizzeria, Lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Redicar a Chiesa Nuova di Treia o sul sito redicar.it. Sture Elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto.